Molto importante durante un terremoto è il danno agli edifici di culto, che, come è successo in passato, se affollati di fedeli, possono essere estremamente pericolosi per la loro elevata fragilità. Qua vediamo la chiesa di San Martino quasi completamente distrutta, e gli edifici, diciamo soprattutto le chiese, sono caratterizzate dal fatto di avere delle facciate che spesso sono mal collegate alle navate, quindi la prima parte di solito che si distacca, come vedete anche in questo caso, è la facciata, o almeno parte di essa. Molto comune poi il crollo anche di tamburi o di navate, che molto spesso sono larghe e snelle e non riescono a sostenere il carico di un terremoto. Altro problema sono i campanili, è quello della chiesa di San Martino, che oltretutto sta bloccando una importante strada di comunicazione. Vedete, alla base presenta proprio un taglio estremamente netto e dovrebbe essere molto difficile riuscire a mettere in sicurezza un'opera di questo genere, che se crollasse in questo momento, oltre alla strada, ovviamente potrebbe interessare le case vicine. Dopo un terremoto, se gli edifici non sono stati messi in sicurezza prima, rimane anche il problema di intervenire su strutture come queste. Un campanile che presenta delle lesioni così importanti, che sembra veramente prossimo al collasso, è inclinato, con le murature completamente dislocate, diciamo, un edificio di questo genere è un oggetto quasi impossibile per chi ci debba lavorare attorno. Qui non si tratta più di mettere in sicurezza, ma di demolire in sicurezza, e anche questo è un problema per chi lo dovrà fare.